I francesi cercano di sbarcare anche a terra, sia dal Baro che a San Pier d'Arena, ma è invano. Compatta infatti la reazione dell'esercito genovese, supportato da numerose milizie di volontari che provenivano dalle valli dell'entroterra. Il bombardamento provocò distruzione e panico in città, ma non la sollevazione contro il governo che i francesi forse si aspettavano. Anzi, la reazione fu lealista e semmai venne data la caccia ai francesi presenti in città, che dovettero essere difesi dagli stessi governanti della Repubblica. Alcuni approfittarono però del disordine per darsi al saccheggio delle case e si contarono alla fine del bombardamento una trentina di fucilati tra i saccheggiatori. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Questa è una delle 13.300 bombe che la flotta francese lanciò nel 1684 contro la città di Genova. Le bombe erano molto pesanti, circa una trentina di chili, per cui erano sollevate tramite l'anello che si trova sulla sommità della bomba. La bomba era riempita di polvere da sparo e conclusa da una miccia la cui lunghezza era calcolata in base alla traiettoria. Una volta sparata, la miccia piano piano arrivava a concludere il percorso, incendiando la polvere da sparo all'altezza dei tetti delle case, di modo che la polvere da sparo faceva deflagrare l'involucro che faceva effetto granata, mentre la palla di fuoco della polvere da sparo incendiava tetti, scale delle case che ancora allora erano in legno. Genova non accetta di trattare sotto il fuoco e solo una volta allontanate le flotte francesi hanno inizio le trattative e gli incontri diplomatici. Nel febbraio 1685 l'accordo. Genova cede ed accoglie tutte le richieste imposte dai francesi, compresa quella del viaggio del Doge a Versailles. Luigi XIV infatti esige che il Doge, contravvenendo alla norma costituzionale che gli impediva di lasciare Palazzo Ducale nei 2 anni di mandato, si rechi a Versailles per chiedere scusa. La Repubblica accettò con riluttanza le condizioni imposte dai francesi e soprattutto l'umiliante andata del Doge e di 4 senatori a Parigi. Fino all'ultimo una settantina di consiglieri irriducibili si pronunciarono contro il viaggio. Ma quando il Doge e i senatori partirono, qualcuno ritenne che lo facessero con troppa soddisfazione e che intendessero approfittare dell'andata a Parigi per fare una sorta di gita. D'altra parte era comune che chi si recava all'estero, soprattutto nelle grandi capitali, riportasse in patria oggetti preziosi, parrucche, capi di abbigliamento e altre cose che erano novità per l'epoca. Una volta accettato il cosiddetto viaggio del perdono, a questo punto l'obiettivo primario sia per Genova ma soprattutto per il Doge è, come si suol dire, di salvare la faccia. Inizia a questo punto una lunghissima trattativa sul cerimoniale che avrebbero seguito durante l'incontro. Il cerimoniale è studiato con perfida cura ed è oggetto di lunghe e controverse trattative. Il punto centrale è una questione politica di fondo. Il Doge verrà ricevuto a corte a Versailles in qualità di ambasciatore straordinario, senza alcun riconoscimento del suo potere sovrano, perché si motiva, egli non è padrone della Repubblica ed è tra l'altro un Doge biennale, non perpetuo. Gli altri punti oggetto di controversia verranno discussi al suo arrivo a Parigi e riguardano problemi di saluti e problemi di visita ai principi del sangue. E viene chiesto al Doge di stringere la mano al maresciallo Dumière, che si recherà a Parigi a prenderlo con le carrozze del re. Al rifiuto del Doge si arriverà a un compromesso, il maresciallo non si recherà a Parigi. Per parte sua il Doge accetterà di recarsi in visita per primo ai principi del sangue come gesto però soltanto di cortesia. 29 marzo 1685 il Doge parte da Genova accompagnato dai 4 senatori e da un numeroso seguito di gentiluomini, paggi e valletti. Il 17 maggio la delegazione genovese viene ricevuta dal re Luigi XIV nella maestosa dimora di Versailles. Anche il percorso fatto a corte dal Doge e dai 4 senatori deve dare l'immagine
della potenza e della magnificenza del Re Sole. Essi attraversano gli appartamenti reali, vengono ricevuti non nella sala del trono o sala di Apollo, ma nella galleria degli specchi, dove il re ha fatto portare il trono e il vasellame d'argento. Vi è una grande calca che rende difficile raggiungere il trono. Dopo i saluti concordati, il doge si ricopre il capo e pronuncia un discorso breve, ma dignitoso e riverente, in cui sottolinea l'eccezionalità dell'evento attraverso l'uso di un aggettivo inusitati modi. Il re a sua volta risponde e tutto si conclude poi con un lauto banchetto a corte. Luigi XIV omaggia sia il doge che i senatori con diversi doni. Innanzitutto un suo ritratto con cornice tempestate di pietre preziose e poi alcuni esempi dei rinomatissimi arazzi della manifattura reale francese. Gli arazzi, o meglio i panni, come venivano chiamati all'epoca, erano considerati molto preziosi già in epoca moderna, proprio per la complessità della loro lavorazione. Innanzitutto era necessario che un pittore realizzasse un cartone grande quanto le dimensioni dell'arazzo da tessere. In secondo luogo bisognava costruire un telaio altrettanto grande. Il tessitore aveva davanti a sé il telaio e alle spalle il cartone, così che era obbligato a girarsi di continuo per verificare i fili e le tonalità. Quando si procedeva piuttosto velocemente nella lavorazione, si andava avanti di circa un metro quadro ogni sei mesi. Con il bombardamento del 1684, Genova esce dall'orbita dell'impero spagnolo, che aveva contribuito a dare il via al grande secolo dei genovesi. Ma non per questo la città entra in uno stato di decadenza. Grazie infatti all'accurata politica dei banchieri, ad un gioco di equilibrio con i vari stati europei, Genova amplia le sue relazioni e riesce ad affermarsi nel secolo successivo come il grande forziere d'Europa.